Senato è un tema che abbiamo appreso con soddisfazione essere nell'agenda del Governo. Il professor Monti ha annunciato lo scorso 27 gennaio che nel decreto Semplifica Italia, che stiamo aspettando di vedere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ci sono disposizioni volte proprio ad istituire l'agenda digitale italiana. Iniziative, misure, incentivi strategici per metterci al passo con gli ambiziosi traguardi indicatici dalla Commissione europea. Questo pacchetto sulla banda larga prevede che entro il 2013 ci sia la possibilità per tutti i cittadini d'Europa di accedere alla banda larga base e traguarda al 2020 l'obiettivo di un accesso alla banda larga veloce. C'è tanto bisogno di crescita sia in Europa e soprattutto nel nostro Paese, e questa crescita può trovare linfa vitale proprio da una politica organizzata, coordinata e convinta sulla promozione delle reti di accesso di nuova generazione, questa è NGA. Una proporzione diretta e incisiva tra la crescita di questi settori della tecnologia digitale, della banda larga, rispetto all'incremento del PIL dei vari paesi. Anche Confindustria nel 2010, col progetto Italia Digitale, ha elaborato uno studio da cui sostanzialmente ben 40 miliardi di euro sarebbero quelli che andremo a risparmiare o a guadagnare ponendo questo della banda larga, questo settore della banda larga al servizio del telelavoro, delle government, dell'impresa digitale, piuttosto che dei settori giustizia e sicurezza o gestione energetica intelligente. Noi qua in Italia, il paese del genio italico, oggi abbiamo la maglia nera. Siamo ultimi nelle classifiche europee quanto alla alfabetizzazione informatica, quanto all'uso della moneta digitale, quanto alla pratica dell'e-commerce. L'Italia ha più marce, neanche più nella contrapposizione diciamo tradizionale nord-sud, ma anche all'interno di queste macro aree con regioni più virtuose. Certo è che una agenda digitale italiana che sia in grado di coordinare quello che fanno le regioni, di incentivare una politica statale unitaria per diciamo rendere il paese più competitivo con maggiori possibilità di sviluppo, è un obiettivo che noi come Italia dei Valori sosteniamo a gran voce. Abbiamo presentato questa mozione, non è la prima, l'abbiamo ribadito anche in passato. Guardiamo con attenzione all'intraprendenza del governo Monti. Ben venga la segnalazione del dottor Calabrò, responsabile dell'Agicom. Il 12 gennaio scorso ha elaborato la segnalazione al governo in tema di liberalizzazioni e di crescita, invitando proprio ad istituire questa agenda digitale per l'Italia. E allora noi di questa segnalazione ci siamo fatti in qualche modo paladini, abbiamo raccolto le richieste, le sollecitazioni dell'Agicom e abbiamo guardato anche con molto interesse all'agenda digitale europea, trasfondendo in questa mozione dei contenuti precettivi, non solo enunciativi, ma precettivi per il governo perché si faccia presto, bene e in modo organico e coordinato con le regioni, con le altre strutture produttive del paese, ci sia la consapevolezza concreta e reale che su questo terreno si gioca veramente una partita decisiva per lo sviluppo del paese, per la crescita italiana e per le nostre future generazioni.